Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dire che si può andare a caccia di animali selvatici, per non compare la parola cinghiali, ma animali selvatici, ma sappiamo che è indirizzata appunto ai cinghiali la norma. Se sono in città, andrei a caccia in città, immagino. Solo se congrui, però, i cinghiali ad essere esatto, abbattuti. Esatto, perché la parola del reddito mi è ricomparsa per i cinghiali. E ritorna nel cinghiale, così il percettore di reddito privato del suo reddito per 7 mesi può cacciare con arco e frecce, se vuole, il cinghiale. Credo che la razza sia questa. No, a parte gli scherzi, i cinghiali sono, credo, quadruplicati negli ultimi anni. Non sono c'è alcuni dubbio. In alcune parti d'Italia è un'emergenza, per cui credo che la razza sia questa. Dopodiché mi auguro che nessuno si metta a sparare ai cinghiali o a colpirli nelle città, insomma, anche se in alcune zone, ad esempio come abbiamo visto in passato a Roma, ci vorrebbe una manutenzione differente dei parchi, in modo che diciamo, il cinghiale non esondi e non si metta a rischio di essere appunto cacciato nel centro città. Non ci dovrebbe stare, diciamo, in città il cinghiale. No, questi sono quelli che ogni tanto troviamo dalle parti nostre, diciamo. Queste sono immagini non lontano da qui. Questo avviene perché appunto non si fa adeguata manutenzione, i cinghiali sono affamati, scendono. Poi sai perché insomma, te lo chiedo? Perché il titolo del provvedimento non è manutenzione adeguata dei parchi. Ma è caccia ai cinghiali, capisci che... Credo allora... che la caccia ai cinghiali derivi dal fatto che sono molto aumentati di numero, avendo meno predatori naturali. Certo. Ho capito però dalla descrizione della vostra inviata che sono anche suscettibili, perché non li devi neanche guardare. No, non li devi guardare negli occhi, mi raccomando. Alessio, come che succede? È come andare al bar in certi quartieri dove non devi guardare le persone, se no finisce male, insomma è una cosa così, sono permalosi. È più o meno così, ma in compenso puoi pagare col POS. No, scusami, che adesso mescolo tutto, capito? Alessio. Non ci sono problemi di coperture legati a questa norma sul cinghiale, ce ne sono però su altre norme, arrivano le prime indiscrezioni.